Buongiorno, buongiorno a Francesco Maria Tedesco e a Federico Sollazzo. Salve. E Buongiorno. siamo qui, sì, e siamo qui per questo incontro intorno all'ipotesi, alla lettura del potere. E il filosofo Francesco Maria Tedesco ha scritto un libro sul potere dal titolo Eccedenza Sovrana, edito da Mimesis, e Federico Sollazzo ha pubblicato il libro Totalitarismo, Democrazia, Etica Pubblica da Aracne. Ora abbiamo avuto la chance di incontrare per un'intervista, per più interviste anche con Federico Sollazzo per Liberi TV. E abbiamo anche recensito questi due libri e quindi riguardo a questi lavori invitiamo ad andarli a vedere e partiamo con una domanda diciamo semplice che permetta a ciascuno dei due filosofi di dirci un po' l'essenziale dell'elaborazione intorno al potere. Senza fare io un difficoltoso riassunto delle teorie di ciascuno di loro. Allora, ho già fatto saltare la monetina in aria, perché ovviamente sappiamo se far funzionare l'alfabetico o la monetina. Col salto della monetina ha vinto Federico Sollazzo, e quindi la prima domanda la rivolgo a lui. Ed è qual è la forma odierna del potere? Allora, innanzitutto mi fa piacere essere qui in questa conversazione a tre e se posso brevemente vorrei ricordare due saggi oltre al libro che gentilmente ho voluto ricordare perché se parliamo qui di potere sono quelli nei quali proprio affronto direttamente questo argomento. Uno è quando una crisi non è un'opportunità, la coincidenza con ciò che si vorrebbe superare, che ultimamente l'ho ripubblicato come saggio d'apertura a un volume ebook appena pubblicato che si intitola Tra totalitarismo e democrazia, quindi scaricando quello si trova anche quest'altro. E l'altro invece è pubblicato sulla rivista online Lo Sguardo, che è una rivista open source, quindi tranquillamente consultabile su internet, sul numero 13 di questa rivista, è intitolato Potere disciplinante e libertà controllata, esiti morali della moderna configurazione del potere. Quindi in questi due luoghi si trovano più informazioni, penso, riguardo della mia lettura, ammesso e non concesso che a qualcuno possa interessare questo. Dunque, rispondendo brevemente alla tua domanda, io credo di avere lo stesso problema che avrà anche Francesco Maria e che avrebbero tutti in questo caso, cioè che per fare un riassunto significativo di questa elaborazione servirebbero, non so, 40-50 minuti anche solo in via riassuntiva, però ovviamente qui cerchiamo di stringere il più possibile, magari si può riprendere in più tranche questo discorso e quindi in questa prima apertura posso dire perlomeno cosa non intendo con potere. Per togliere di mezzo almeno qualche equivoco per quanto concerne il mio punto di vista, ovvero non intendo le teorie classiche della sovranità che distinguono tra appunto il sovrano e il suddito. Il sovrano può essere non soltanto evidentemente una singola persona, ma addirittura anche un ordinamento giuridico può giocare il ruolo di sovrano, ma lo intendo in un'altra maniera, il potere che adesso descriverò brevissimamente, però vorrei specificare, non lo intendo così, cioè nella maniera classica della sovranità, non perché io ritenga questa lettura non più al passo con i tempi, obsoleta, che non debba più farsi, assolutamente. Solo che questa lettura mi sembra che oggi sia contenuta all'interno di un altro livello, di un altro scenario più ampio. E quindi questa lettura direttamente politica deve essere continuata, però tenendo in considerazione un margine più ampio che è quello, mi sembra, che personalmente mi interessa di più, della definizione del potere come, in estrema sintesi, un sistema unificato e coordinato che produce comportamenti, valori, desideri, idee, pensieri, in buona sostanza un sistema coordinato unificato di produzione di senso. E in questo primo abbozzo, e poi qui penso che mi fermo,
ci tengo a dire che a mio parere è importante dire che è un sistema coordinato, perché questo apre la domanda di chi sia il coordinatore. Sì, allora rivolgo la stessa questione a Francesco Maria Tedesco, e quindi qual è per lui la forma odierna del potere, il funzionamento odierno del potere, perché è con questo, no, che ci si misura, non è, per dire così, una battaglia astratta sulle teorie del potere. Certo, no, io devo dire, mi colloco probabilmente su un asse lineare immaginario dalla parte opposta rispetto a questa lettura appena tratteggiata da Federico Sollazzo. Questo, diciamo, deriva anche da valutazioni di carattere storico-politico più contingenti. Il libro che tu, Giancarlo, hai citato è stato definito anche un libro piuttosto rarefatto, se vuoi, su un piano teorico, però impregnato, io credo, anche di realismo politico. Qualcuno ha detto un libro sovranista, cioè un libro che sia ancora all'idea della sovranità modernamente intesa. In effetti una definizione polemica che però potrei anche tutto sommato accettare, nella misura in cui diciamo che il libro tenta di segnalare come la tanatografia della sovranità, la descrizione della morte e del potere sovrano che è stata fatta soprattutto nel corso del Novecento, penso per esempio a tutto lo sforzo di Hans Kelsen per descrivere appunto la fine, in qualche modo il tramonto della forma Stato. Ecco, a fronte di questa tanatografia che potrebbe coincidere negli ultimi anni del Novecento, nei primi anni 2000, con la presunta fine della storia, rispetto a queste tanatografie, a questa idea di una fine della storia, in realtà stiamo assistendo al ritorno, al battere cassa, come spesso dico, proprio di quella forma di sovranità, quindi la sovranità dello Stato classicamente intesa. Quello che cambia oggi, secondo me, è quello che ho cercato di descrivere nel mio libro, è che questa forma di sovranità ha dei pilastri fondanti su cui poggia, che in realtà sono più traballanti che mai. Sono più traballanti che mai perché in effetti, proprio per usare una parola che ci siamo detti anche in qualche minuto fa, prima di iniziare questa registrazione con Giancarlo, sono pilastri in qualche misura fantasmatici. Uso questa parola richiamando la riflessione, per esempio, di uno come Gunther Anders a proposito, per esempio, di Kafka, ma si potrebbe anche estendere ad altri autori, in particolare a Max Stirner. Ecco, in questo caso Stirner, al contrario di Kafka, si era accorto che il comando è un comando vuoto perché chi lo emette è appunto un fantasma. E allora questa dimensione feroce, truce del potere che rivendica, che batte cassa. Tre giorni fa abbiamo assistito alla condanna dell'Italia per tortura, quindi insomma siamo ben dentro la tradizione del potere moderno, diciamo così. Rispetto a questa cosa però c'è questa dimensione di messa in crisi di quei pilastri, cioè qual è l'architrave che regge il potere sovrano, qual è l'architrave che regge la dimensione del politico oggi e qual è l'idea di legittimità, cioè in fondo che cos'è oggi l'obbligazione politica a fronte di questo smascheramento della fantasmaticità del potere, cioè perché morire per lo Stato, no? E allora questa dimensione chiaramente è una dimensione altamente problematica perché ci squarcia un velo di mistificazione
che si è perpetrato per 500 anni dalla fondazione dello Stato moderno, in cui ci è stato detto concedeteci una parte della vostra, del vostro diritto ad usare la violenza, noi Stato, naturalmente, noi politico, ce ne prendiamo questa parte, la utilizziamo per il bene comune e, come dice Luisa Muraro, dopo 500 anni ci siamo accorti che questa delega del potere ad un potere superiore, a un potere sovrano, in realtà è stata usata per fini tutt'altro che nobili, no? E allora chiaramente siamo di fronte a una sovranità che è un volto, diciamo, il drappo barocco del potere sovrano si è squarciato e dietro c'è una facciata di morte. Allora, per riprendere proprio questa questione, là dove in modo, diciamo, anche schematico potrei dire che la tesi della sovranità per Francesco Maria è quella personale, però proprio l'etimo di persona, no, rimanda a quello di maschera e certo, forse a quello di fantasma, però ha questa base fantasmatica che è indagata, no, è in corso di indagine, e dall'altra parte per Federico questo, il centro del potere, il potere è impersonale, però mi chiedo appunto quanto debba, ed è qua la domanda che faccio, la tecnica, e la tecnica tra virgolette, perché insomma è anche una citazione rispetto a tutta un'elaborazione che viene da Heidegger, ma comunque che in questo centro del potere per Federico ci sia la tecnica. Mi sa che ugualmente pone poi la questione del fantasma, perché rimane una domanda di perché, come dire, qualcosa di impersonale, cioè la domanda tecnica è come qualcosa di impersonale può governare gli umani. Io tradurrei nelle ricerche che faccio anche intorno alla psicanalisi, com'è che qualcosa come il superio governerebbe un soggetto. Ecco, allora, qual è un po' questa tesi, per cominciare a precisare, che è la tecnica, o quel che si intende oggi per tecnica, che è al centro del regno e del governo degli umani per Federico? Sì, questo è un punto centrale per me, infatti mi fa piacere che richiami l'attenzione su questo, perché dunque innanzitutto volevo precisare che avevo già una visione di quale fosse la prospettiva di Francesco Maria Tedesco per aver letto qualcosa e per uno scambio che abbiamo avuto una decina di giorni fa su un social, e quindi sapevo che lui aveva quest'altra visione, ma tra queste due visioni io credo che il rapporto non sia un out-out ma un et-et, perché come dicevo in apertura credo che la dimensione più direttamente politica che ha a che fare con la sovranità, con le questioni esposte in precedenza da Francesco Maria stesso, credo che faccia parte di un orizzonte più ampio, e quindi entrambe le cose devono essere prese in considerazione. Infatti quando dicevo prima, quando parlavo dell'importanza di dire che è un sistema unificato e coordinato, chi è il coordinatore, l'hai anticipato tu Giancarlo, dal mio punto di vista il coordinatore è, tu dicevi, la tecnica, sì, utilizzando la terminologia heideggeriana possiamo dire la tecnica, ma meglio forse possiamo dire la razionalità strumentale, utilizzando un po' la terminologia più propria della scuola di Francoforte. E qui i riferimenti bibliografici sono quasi infiniti, sia per quanto riguarda la cosiddetta bibliografia primaria che secondaria, quindi giusto per dare qualche orientamento mi riferisco all'Uomo a una dimensione di Marcuse, a Dialettica dell'Illuminismo di Horkheimer, Adorno, a Dialettica negativa di Adorno, Eclisse della ragione di Horkheimer, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica ovviamente di Benjamin, eccetera. E cosa intendo per razionalità strumentale? Intendo il fatto che avere a che fare con la tecnica, e questo ora lo dico in breve ovviamente, e questo è valido sempre e a maggior ragione in questa che sembra essere l'epoca del trionfo della tecnica, significa avere a che fare con un qualcosa che spesse volte in analisi che a me sembrano un po' superficiali definiscono l'oggetto tecnico come un qualcosa che si presta a molti usi.
e quindi possiamo usarlo bene o male, definendo poi ovviamente cosa sia questo bene o questo male. Il punto è l'uso che noi ne facciamo. Possiamo usare un coltello, ecco, questo è valido anche per gli oggetti tecnici più elementari. Possiamo usare un coltello per uccidere qualcuno, per sbucciare una mela, il punto non è il coltello ma l'uso che ne facciamo. Ecco, però parlando di razionalità strumentale, io credo che questa lettura tralasci una distinzione che è fondamentale, e che è quella tra gli scopi e la neutralità della razionalità strumentale. Nel senso che da un lato è vero che la razionalità strumentale è senza scopi predefiniti, perché posso usare un portatile per vedere una partita di calcio, per mandare una mail, per registrare questa conversazione o per darlo in testa a qualcuno. Quindi non c'è uno scopo che è scritto a priori per quanto riguarda il suo utilizzo. Però il fatto che sia senza uno scopo predeterminato, aperto a una pluralità di scopi, non significa che sia neutrale, perché al suo interno è all'opera un certo tipo di forma mentis, che è quella che l'ha prodotto e che è quella che lui, l'oggetto tecnico, continuamente ripete a chi è esposto all'oggetto tecnico stesso. E il problema di oggi, tagliando ora, il problema di oggi è che noi confondiamo la non neutralità con lo scopo, assumendo questa forma mentis come se fosse uno scopo. Ma qual è la forma di razionalità che è all'opera negli oggetti tecnologici? È il perseguimento dell'efficienza, efficienza per l'efficienza, un'efficienza cieca, applicabile a qualsiasi scopo. E quindi ecco che si struttura questo soggetto impersonale che oggi presiede alle varie funzioni sociali, anche a quelle politiche ovviamente, in senso stretto, come un soggetto impersonale che è interessato esclusivamente al perseguimento dell'efficienza per l'efficienza. E questo ha ricadute, per congiungermi con quello che diceva Francesco Maria e poi gli lascio la parola, ha ricadute anche sull'argomento della legittimazione che lui citava in precedenza, perché lui diceva giustamente si pone un problema di legittimazione oggi, perché una certa persona, partito, ordinamento politico ci chiede di essere legittimato a governare, noi dovremmo accettare o meno questa situazione. Ma anche la legittimazione ricade all'interno della questione della strumentalità, e cioè dell'efficienza per l'efficienza, perché oggi siamo portati a riconoscere come legittimato chi amministra con efficienza, e quindi siamo sempre all'interno di questo campo, di questo orizzonte valoriale. Sì, io riformulo un po' queste questioni. E, diciamo, prima di porre, diciamo, la questione di quali siano, diciamo, le conseguenze da trarre sul piano dell'intervento politico rispetto a questi due modi di leggere il potere, volevo porre una questione un po' più specifica a Francesco Maria, ovvero quell'eccedenza sovrana del sovrano e quella del suddito non sono della stessa natura? O sì? Ma c'è una dimensione, no, non sono della stessa natura, diciamo, sono due eccedenze diverse. Per chiarire, io per eccedenza del sovrano mi riferisco a quella particolare, diciamo, dimensione potestativa che fonda, per dirla con Klossowski, che è citato nel libro ampiamente, insomma, che fonda la Repubblica, diciamo lo Stato, sulla pretesa di fare il bene, ma che in realtà appunto si articola come un male continuamente rattenuto, un male continuamente trattenuto, che potrebbe esplodere da un momento all'altro come un bubbone e che non esplode mai se non in alcune circostanze. Quindi l'eccedenza sovrana è quello scarto e contemporaneamente quel resto di animalità che, come il giocatore di scacchi di Meltzel, narrato da Edgar Allan Poe, è lo sgorbio che si nasconde dentro la macchina. Cioè, in realtà la modernità politica e giuridica ha raccontato la costruzione razionalistica di una macchina del comando, di una macchina del potere, che è la macchina sovrana, appunto razionalistica, macchinica,
nella quale in realtà non si nasconde altro che uno sgorbio, che soggetto appunto terribile che governa, che muove questa macchina. Come ricorderete, appunto, questo racconto di Edgar Allan Poe narra di questa macchina inventata peraltro dall'inventore, dallo stesso inventore del metronomo, il quale aveva inventato questa specie di macchina giocatrice di scacchi che vinceva contro tutti gli avversari e che in realtà al suo interno aveva degli spazi nei quali solo un deforme sarebbe potuto entrare, e che però era abilissimo nel gioco degli scacchi, quindi con delle leve riusciva a manovrare i pezzi e a vincere le competizioni, a vincere appunto le partite di scacchi. Questa è l'eccedenza del sovrano, questo scarto, questo resto di animalità che però appunto poi a un certo momento riemerge. E l'eccedenza del suddito, diciamo, è quella sua soggettività in qualche misura peregressa, cioè mi spiego, c'è un saggio di Althusser degli anni 70 che si intitola Ideologia e apparati ideologici dello Stato, in cui Althusser dice come si costituisce la soggettività dell'individuo. Si costituisce perché quando il potere sovrano nella persona del poliziotto ti chiama per la strada e dice «E vous là-bas?» e voi vi girate di 180 gradi, quel vostro girarvi di 180 gradi, cioè quel rispondere alla chiamata del sovrano, vi costituisce come soggetti. Quel che però Althusser accenna ma non risolve, e che io più modestamente, diciamo, cerco di scavare, su cui cerco di scavare nel mio libro, è il fatto che Althusser in qualche misura fa balenare che il potere non potrebbe chiamare nessuno se non fosse che quel soggetto chiamato è in qualche misura già un soggetto, cioè esprime già una sua soggettività. Ecco, questa è, diciamo, l'eccedenza del suddito, cioè il suddito è soggetto appunto nella doppia misura di essere assoggettato ma anche di essere soggetto sovrano, diciamo, però questa sua soggettività non è costitutivamente fondata nel momento della chiamata del potere sovrano, perché quella chiamata chiama già qualcuno che è in qualche misura già individuo, già soggetto. Luisa Muraro risolverebbe questa cosa nell'ordine diciamo dell'appartenenza di quel soggetto all'ordine della famiglia, all'ordine della cura, per cui dice il soggetto è tale perché nasce in una famiglia che lo ama, e di questo, peraltro, dice Muraro, la filosofia politica non sa nulla. Io non accolgo questo tipo di spiegazione su quest'ordine, diciamo, quasi naturale, affettivo della soggettività, e ritengo che quella soggettività non sia naturale, nel senso anche giusnaturalistico appunto, ma che sia positiva e che sia ancorata a tutto il discorso dei diritti umani, che costituiscono una soggettività dell'individuo anche di diritto internazionale, che appunto travalica l'ordine dello Stato e l'ordine sovrano dello Stato moderno, e che lo rende addirittura, dopo la dichiarazione del 48 della dichiarazione dei diritti, un soggetto di diritto internazionale. Naturalmente è una prospettiva di grandissima complessità, e anche se volete in una dimensione metaforologica, simbolica, eccetera, che però appunto secondo me ha una dirompenza politica abbastanza rilevante, e poi i fatti, diciamo, anche delle ultime ore ci danno una conferma di questa cosa, perché quando l'individuo attraverso questa sua eccedenza impugna una decisione del proprio stato di cittadinanza per, diciamo, presso un potere che è altro e superiore rispetto a quello stato, comunque esterno a quello stato, questa eccedenza in qualche modo emerge, sebbene poi appunto il potere sovrano torni, come dicevo prima, realisticamente a battere cassa. Sì, questa stessa questione forse si può formulare in altro modo rispetto a una parte dell'elaborazione che ho colto di Federico Sollazzo, ovvero c'è anche in questa risposta, anche in questa problematica, la questione che insomma il soggetto che si gira alla chiamata quasi neutra, no, del poliziotto, avrebbe già dentro un po', come dire, avrebbe introiettato la legge del potere, avrebbe introiettato i dettami del potere. Ora,
La mia domanda per Federico è che introduce alla stessa questione, perché poi è formulata semplicemente: qual è il margine di manovra per chi non accetta il potere come si è costituito e come è gestito? Ed è quella rispetto alla coppia eterodeterminazione e autodeterminazione, perché anche in altre elaborazioni del potere, come quella per esempio della Judith Butler, c'è la questione, insomma, che sto soggetto è assoggettato, non arriva a distinguere quel che è assoggettato e quello che è la soggettivazione, che sarebbe qualche cosa di positivo. Qui il rischio qual è? Che l'autodeterminazione non sia ancora una forma di eterodeterminazione, no? Che cos'era? Non lo so, insomma, era leggendo tra le righe del testo Federico Sollazzo, cos'era? Una felicità stupida, cioè sta ancora applicando. E quindi qual è l'importanza? Perché intendo l'autodeterminazione, ma in questa dialettica perché sarebbe vincente? Mi pare che la problematica comunque sia di identificare quale sia non tanto la risposta da dare al potere, perché potrebbe anche essere che questa risposta allora è già eterodiretta, è già che ha inglobato quello che vuole il poliziotto, cioè che qualcuno si giri, insomma. E quindi qual è l'importanza dell'elaborazione intorno a questa eterodeterminazione e l'autodeterminazione, e come, anticipando già l'altra domanda, e come questo va a permettere di distinguere quel varco in cui la politica di ciascuno può esistere, insomma, certo, può produrre qualche cosa che non sia quel che si produce e riproduce ciascuna volta in quello che col termine di Aristotele tutti chiamano il sistema, no? Il sistema di potere. Quindi, a partire da questa questione su eterodeterminazione e anche quello che è un po' l'anticipo dell'altra domanda, cioè, e questo che margine porta? Cioè, è da trovare questo scarto? C'è? Di precisarlo, insomma, mi pare che siete lì entrambi per due vie differenti. Prego. Sì, ha introdotto quello che io volevo accennare verso la conclusione di questa conversazione, e allora ci arrivo subito, però ho bisogno di fare una piccola precisazione come ponte per collegare il discorso, ovvero completando quello che dicevo prima quando parlavo di questo soggetto impersonale. Secondo me è importante fissare il fatto che questo soggetto è da definire come impersonale e non tanto come eccentrico, per quanto possa essere speso anche quest'altro aggettivo, però è meglio usare impersonale, perché impersonale dà l'idea che esiste l'idea che esista una verticalità del potere, non soltanto un'orizzontalità. Quindi noi abbiamo a che fare con un soggetto che non si sostanzia in Tizio o Caio, però esiste, è ben individuabile e disegna un'immagine sociale in cui c'è pur sempre un apice, una vetta, non c'è semplicemente la dimensione piatta dell'orizzontalità. E questo penso che sia importante da definire, perché si collega a quello che dicevi tu a proposito della possibilità o meno di esercitare questo scarto tra l'auto e l'eterodirezione. Perché se noi abbiamo l'idea che l'immagine della società, perlomeno occidentale in senso non geografico ma culturale ovviamente, di oggi è questa, quella che sto cercando di delineare, allora dobbiamo anche dire che la identità del soggetto, cioè questo meccanismo di soggettivazione e assoggettamento, non si delinea soltanto in una rete di rapporti e di relazioni, ma che c'è qualcosa di sostanziale che esiste indipendentemente dalla rete poi di relazioni, che pur ovviamente si sovrappone a questa sostanzialità.
Ed è fondamentale definire questa sostanzialità, e ovviamente questo è un punto di vista molto diverso da quello della Butler che tu citavi in precedenza e ti riferivi alla vita psichica del potere, dove proprio Butler si appoggia peraltro al saggio di Althusser che citava Francesco Maria prima, ideologia e apparati ideologici. Però dicevo, perché è così importante definire che esista una sostanzialità? Perché significa che può esistere, almeno potenzialmente, un fuori al potere, cioè che il potere non è semplicemente un ammasso di relazioni senza un fuori, riassunto estremamente rozzo della visione foucaultiana, ma che esiste potenzialmente un fuori. Questo fuori è questa sostanza che, iniziamo a introdurre questo termine, eccede le relazioni e che quindi esiste al di là delle relazioni storiche che di volta in volta si danno. Ecco perché anche per me, sebbene per una via che evidentemente è diversa, è così importante il termine eccedenza, perché eccedenza dal mio punto di vista designa la potenziale capacità di ogni individuo di esercitare uno scarto dall'ordine stabilito delle cose e quindi, utilizzando il termine che ora vogliamo utilizzare, dal potere, in questa accezione in senso lato, di esercitare uno scarto dall'ordine stabilito delle cose. E prima si diceva con Muraro, citando Muraro, se questo potere viene se questa eccedenza viene da una dimensione affettiva o citando Butler che si appoggia molto a Foucault, se viene da una dimensione puramente relazionale, quindi che deve molto alla storia e così via. Io direi che nel mio modesto punto di vista viene da una origine, da una dimensione che è antropologica, nel senso che la capacità potenziale di eccedere mi sembra essere un dato che è proprio di tutti gli esseri umani e che forse è una delle differenze fondamentali, o la differenza fondamentale rispetto all'animale. Problema è però che oggi sembra che i titolari di questa eccedenza, cioè noi, si siano dimenticati di avere questa potenzialità, e per questo avviene quella che nell'articolo intitolavo la coincidenza con ciò che si vorrebbe superare, cioè la coincidenza tra l'autodeterminazione e l'eterodeterminazione, perché l'autodeterminazione viene vissuta in realtà con i criteri, con i parametri, con i paradigmi di quella che è un'eterodeterminazione. Ma questo non perché noi non abbiamo potenzialmente la capacità di staccarci dall'eterodeterminazione, quindi di eccedere, perché sembra che abbiamo dimenticato di avere questa facoltà antropologica. Ora il punto è: come mai sembra che l'abbiamo dimenticato? Non so se vado avanti adesso o aspetto il prossimo giro. E aspettiamo il prossimo giro e rivolgo allora la questione a Francesco Maria, ovvero a parte che c'è questa distinzione introdotta prima, che il potere personale ha una base che è fantasmatica, ma diciamo qual è il margine di operatività per ciascuno quando si confronta con il potere come lo intendi? Diciamo, se vuoi, nel senso che per esempio rispetto a un potere ancora personale e diffuso però a livello planetario, come le tesi dell'impero di Toni Negri e di Hart, poi hanno fatto diventare soggetto politico la moltitudine, che tra l'altro è una trasformazione del popolo. Ma e qui qual è la questione che si pone a seguito appunto di questa lettura di quale sia la forma odierna del potere? Ma intanto a me sembra che in realtà le tesi di Negri sulla diffusione del potere eccetera siano molto in linea con quello che diceva Federico prima, cioè questo potere senza un centro, che non ha soggetto, e che quindi quando qualcuno faceva rilevare a Toni Negri che l'impero era gli Stati Uniti, lui diceva no, in realtà l'impero non ha centro. Ricordo che io scrissi un saggio nel 2003 proprio su Impero, glielo mandai e lui in una lettera privata mi disse: ah, dice, si vede che hai letto con molta attenzione, che era un saggio critico, si vede che hai letto con molta attenzione il mio libro, però sai, ho ragione io, perché gli Stati Uniti stanno franando, eccetera, insomma,
certo, come dire, questa lettura è del tutto destituita di ogni fondamento, perché appunto dopo l'ubriacatura della governance, dopo l'ubriacatura del potere orizzontale, dopo l'ubriacatura dei movimenti, dei social forum, eccetera, ci siamo accorti che il potere sovrano è vivo e lotta, diciamo, insieme a noi e rivendica ancora il suo tributo di sangue. Peraltro, ecco, io ricordo che quando c'è un'intervista, forse l'ho già citato, ma c'è un'intervista di famosa, insomma, le famose interviste che fecero a Richard Nixon dopo le sue dimissioni. A un certo punto il giornalista, incalzandolo, gli disse: ma lei ha violato la legge? E Nixon, siamo alla metà degli anni 70, quindi non il 500. A un certo punto Nixon risponde e dice: se lo fa il presidente degli Stati Uniti, questa cosa non è illegale. Ecco, questo secondo me è la rappresentazione icastica, diciamo, di che cos'è il potere sovrano, che naturalmente ora, insomma, sarebbe banale dire che si tratta di una personificazione, per quanto appunto, come ricordava Giancarlo, già nel termine persona risieda l'ambiguità fantasmatica di questo della sovranità. E non è un caso se tutto il libro di Ernst Kantorowicz sulle i due corpi, diciamo, del potere sovrano si giochi su questa ambiguità tra la persona fisica e la maschera di cera, diciamo, della sovranità. E che chance ha l'individuo direi che non è una teoria per le grandi masse, ecco, cioè non è una teoria che consente l'emancipazione delle grandi masse, però abbiamo molti casi nella storia di rifiuto, diciamo, di girarsi, per usare appunto la metafora del poliziotto, di rifiuto di girarsi, di rifiuto di fornire, diciamo, in qualche misura le proprie generalità, di fornire la propria il proprio assoggettamento al potere sovrano, che hanno in qualche modo funzionato, da Rosa Parks, no? Cioè persone che hanno rifiutato di, e non solo un rifiuto, qui introdurrei un altro tema, non solo un rifiuto passivo, no? Ma anche il rifiuto di Barnardine, il personaggio di Shakespeare che fa da elemento paradigmatico del mio libro, che quando viene chiamato per essere ucciso, in realtà non è che oppone un rifiuto passivo, in realtà manda al diavolo il potere sovrano con un sonoro vaffa, si direbbe oggi, e gli dice: che vi colga una peste alla gola, lasciatemi in pace. E questo potere in qualche misura si ritrae, e qui entra in gioco quello che io nel libro definisco la teurgia politica, cioè quella dottrina cabalistica, gnostica e anche ebraica, naturalmente, per la quale il Dio è istituito dalla glorificazione da parte dei propri sottoposti, diciamo così. Quindi lo Stato, metaforicamente, appunto, in termini teurgico-politici, lo Stato è costituito dall'obbedienza. L'obbedienza viene prima del comando, diciamo, l'obbedienza viene prima del comando e viene prima di colui che comanda, e anche qui torna il termine del fantasma. Sì, e potrei rilanciare rispetto a un termine che ha impiegato più volte, che è quello del rifiuto, perché anche in quel testo che ha citato Federico all'inizio, no? Oltre il libro, il primo, e la conclusione proprio verte intorno al rifiuto, no? Che poi io distingo tra rifiuto e non accettazione, soprattutto quando Francesco Maria dice che quel rifiuto non era passivo, io la chiamo non accettazione. Quella di Barnardine è una non accettazione della morte, è una non accettazione del potere, c'è qualcosa che è addirittura di più del rifiuto, comunque proprio perché comunque pare che sia rispetto a questo, sebbene con questa distinzione tra rifiuto, che per me è ancora una forma di sacralizzazione del potere, e non accettazione intellettuale, che è inappetenza, così, del potere. Cioè è la differenza tra il rifiuto ancora appetisce il potere, in una recente discussione su tematiche, su tutt'altre tematiche, è la differenza tra colui che non va a puttane ma ha la puttana come orizzonte, e colui che non le appetisce più. Ecco, la non accettazione è questa non appetire più il potere. Mm. E,
Però chiedo appunto, a partire da questa modalità di esprimerla, che è quella del rifiuto, quanto conti per Federico questo aspetto, no? Che appena accenno, nella lettura che mi sono trovato a fare delle teorie della teoria del potere che c'è in Giorgio Agamben, no? C'è questa macchina immensa del potere, questo marchingegno, e la via che trova è quella dell'inoperosità. E non so quanto sia efficace, e io ritengo che sia una sacralizzazione della macchina. Comunque, com'è che si gioca questo scarto con il rifiuto, o se non viene avvertito come una come dire, come la stessa cosa che chiamo la non accettazione, diciamo, intellettuale del potere? Sì, innanzitutto una piccola cosa su quello che si diceva prima, ovvero anch'io ho notato che quello che dico io ha dei punti di contatto evidenti con la lettura di Arden Negri, soprattutto in questo caso ci riferiamo a Negri, e direi che questi punti di contatto sono gli stessi che si possono trovare con Foucault, che è uno dei pilastri di Negri, ovviamente. Solo che e questo punto di contatto, ecco, consiste in questa coincidenza tra quello che qui abbiamo chiamato soggettivazione e assoggettamento. Solo che mi sembra che ci sia anche una differenza irriducibile, nel senso che innanzitutto, come dicevo prima, questo soggetto io lo definisco come impersonale e non come eccentrico, e questo rimanda ad un altro tipo di geometria del potere, che non è semplicemente orizzontale ma anche verticale, e che non esclude, non elimina dal campo la presenza di un soggetto, ma semplicemente lo connota in una certa maniera, però esiste, non è assente. E poi, come dicevo prima, il fatto che ritorna anche in Butler, che si citava, la vita psichica del potere, che in queste letture molto debitrici di Foucault ritorna l'idea che il potere è un qualcosa di relazionale, mentre io ci vedo una sostanzialità che è di tipo antropologico, e questo discorso non è presente negli eredi, chiamiamoli così, del discorso foucaultiano. E a proposito delle eccedenze invece del rifiuto, ecco, riguardo il mio articolo che citavi prima, quando una crisi non è un'opportunità, ecco, io credo di aver fatto dall'anno scorso, quando lo scrissi e registrammo poi, ad oggi un microscopico passo avanti rispetto a quel tipo di conclusione, nel senso che lì parlavo di rifiuto appunto rispetto al potere, all'ordine stabilito delle cose, quindi di sottrazione. E di rifiuto nel senso che ora tu lo caratterizzi come non appetibilità del potere, in questo senso, perché questo è il senso, per esempio, in cui Marcuse lo definisce in L'uomo una dimensione, tra parentesi, forse, ecco, se ho veramente dei grandi punti di contatto ce l'ho con Marcuse più che con altri, ed è anche questo il senso in cui Pasolini nell'ultima intervista lo definisce, o se mi ricordo bene anche in Petrolio, mi sembra, definisca il potere proprio come il rifiuto come non interesse per il potere, non interesse che lui diceva però nasce dopo aver sperimentato il potere, perché solo sperimentandolo che poi si arriva alla conclusione che non sia interessante. Ecco, dicevo, in questo senso il rifiuto nel senso di non appetenza del potere, però così facendo rimaniamo in un paradigma che è puramente negativo, e mi sembra, questo è il microscopico passo avanti che credo di aver fatto, e mi sembra che così facendo non diamo a questa eccedenza la possibilità di esprimersi appieno, perché l'eccedenza, ovvero il distaccarsi dall'ordine stabilito delle cose, se quando si esprime in forma affermativa, ad esempio nell'arte e nell'alta cultura. Vi sono esempi chiari di cosa sia l'eccedenza. Scrivere un romanzo di grande letteratura, dipingere un quadro, comporre una musica significativa, ecco, questi sono esempi di eccedenza, che non è semplicemente un dire di no, ma è un dire di sì a quel libro che si scrive, a quel quadro che si dipinge, a quella musica che si compone, e così via. Quindi il momento della sottrazione credo che rimanga come momento fondamentale
per dire di no nella forma della non appetenza del potere, però come momento preliminare per uno che deve esserci successivamente, che è quello del dire di sì a qualcosa di altro. E questo qualcosa di altro deve essere la costruzione di un altro ordine valoriale. Sì, ancora una questione che apparentemente insomma va lontano e sfiorata con quella della teurgia, no? Di questa teurgia politica che però è analizzata in Francesco Maria, cioè non è che sia teurgico come proposta, però lo chiedo semplicemente così dinanzi a un dibattito che insomma per me è debitore, ancora molto debitore della nozione di teologia politica. E anche Agamben è il tempo che resta, e l'escatologia è quindi il come dire, siamo nell'orizzonte del leone cristiano, eccetera eccetera eccetera, quindi siamo nella teologia politica. Siamo nella teologia politica seguendo la strada di come si è cercato una risposta, no, alla teologia politica di Smith. E allora la domanda semplice, mentre l'introduzione non lo era, è: siete ancora nell'orizzonte della teologia politica o no? Semplicemente. Posso... E forse rispetto a come dire, a ciò che scrivete, sì, non è forse che c'è il rischio che tra le righe, leggendo, ma richiede tutt'altro sforzo di quello di questa intervista, nella forma di una ateologia politica si tratti ancora di quello, ma nel caso nella forma di ateologia politica, perché diciamo di primo acchito non mi pare proprio che siete teologi politici. No, infatti, no, io sì, la domanda è molto interessante. Io volevo solo fare un piccolo passo indietro rispetto a diciamo a Negri e alla questione del centro, perché neanche in Negri c'è questa idea, cioè, più che centrico è proprio che non c'è questa cioè c'è una dimensione rizomatica, diciamo, del potere e anche poi della resistenza, no? L'idea della moltitudine, che però insomma è stato ampiamente spiegato, una sorta di slittamento semantico rispetto al proletariato iniziale, diciamo. Quindi su quello io, diciamo, che è una montagna che ha partorito un topolino, questa storia della moltitudine. Detto questo, però non riesco ad afferrare se il potere c'è, sta da qualche parte, dov'è, no? E allora come si trova? Perché se non è assente, cioè se è comunque è individuabile da qualche parte, si incarna in qualcosa, allora bisogna trovarlo, se no altrimenti diciamo siamo a un punto fermo. Detto questo, sull'orizzonte della teologia politica dico semplicemente che io non ritengo di stare dentro un orizzonte di teologia politica, se non forse nella specialissima accezione di una convinzione personale, che poi è anche teorica e sta anche nel libro, circa la sussistente, la persistente trascendenza del potere sovrano. Ma trascendenza nel senso, potrei utilizzo trascendenza, ma potrei utilizzare verticalità rispetto a invece il suo contrario, che è l'orizzontalità del potere. Cioè noi abbiamo avuto l'ubriacatura dell'orizzontalità del potere, della diffusione del potere, della natura multilivello del potere attraverso Foucault, attraverso poi, ecco, questa è una piglia interessantissima, attraverso Foucault ma anche attraverso tutta la teorica liberale con la quale Foucault intrattiene un qualche rapporto, che però sarebbe lungo adesso cercare di sceverare e di scandagliare, che però secondo me c'è ed è, sarebbe importante analizzare, qualcuno l'ha anche fatto, io ho recensito un libro belga su questa faccenda di Foucault e la tentazione neoliberale, è una cosa che ricorre, per cui ecco, abbiamo avuto questa ubriacatura dell'orizzontalità del potere, quando in realtà appunto secondo me occorre ancora, ecco, metterei
a fine, diciamo, ma forse andava fatta all'inizio, una precisazione. E se, facendo io, diciamo, il filosofo politico, io parlo del potere politico. Poi e sul potere politico rivendico quest'idea appunto della sua trascendenza, della sua verticalità. Poi chiaramente se parliamo del potere matriarcale, se parliamo del potere economico, eccetera, discutiamo di altro, ma se parliamo del potere politico continuo a sostenere, diciamo, che e se per potere politico parliamo precipuamente del potere dello Stato, allora ne rivendico una. È chiaro che poi, diciamo, il mondo è complesso, quindi queste sono anche, se volete, riduzioni idealtipico-teoriche, ecco, perché è del tutto evidente che il potere oggi in Italia o nel mondo non si concentra esclusivamente nelle mani, del sovrano, ed il sovrano non è una persona, in fondo, il sovrano è anche un apparato. Sì, non so se, come dire, evidentemente, come dire, è una ricerca aperta, quindi non, mi pare che ci sia stata l'occasione di precisare. Io chiedo se c'è qualche dettaglio ancora che è emerso dal dibattito sul quale ciascuno di voi due vuole dire qualcosa, altrimenti come dire, darei appuntamento per un altro eventuale incontro quando nella produzione di queste cose Se posso verranno. Prego, ma aggiungere se c'è una cosa di qualcosa da consiglio. aggiungere in conclusione, ben venga, anche perché la questione della teologia politica l'ho posta a tutti e due, in effetti ha risposto solo Francesco Maria prima. Francesco Maria o io? E a Federico allora, perché Francesco Maria, come dire, ha Ah, sì. riprecisato su questi altri termini. È chiaro che, come dire, la risposta alla questione, della teologia politica può essere non teologico-politica. È chiaro che la nozione, se potere è verticale, ma è il potere in faccia che mostra la sua facciata, la sua maschera di verticalità, perché se il potere è verticale, ha sopra Dio, l'hanno chiamato persino l'Altissimo. Quindi la verticalità, in questo caso, che è più la perpendicolarità per me, è la debitrice, ancora una volta, di un teismo che non si mostra più, che non si vede più. È nota, no, la tesi di Carl Schmitt, sono i termini della teologia politica secolarizzati. Questa perpendicolarità, questa verticalità è Dio secolarizzato. Sì, ma si Però può anche rovesciare, si può anche dire che sono i termini della politica non è che teologizzati. la prego, prego, Si può Francesco anche Maria. dire che sono i termini della politica teologizzati. Sì, esatto. Ah, sì. Beh, insomma, il compromesso è quello, poi sì, ti ho condizionato prima. D'accordo, e si ritrova sempre, no? Io ho fatto questa lettura di questa ricerca di Pierre Legendre, no? Dove Sì. altri poi hanno ben detto che la base delle istituzioni europee è data nella scolastica, è data da questo compromesso. No, di questo Graziano, no, con la sua opera La Concordia dei canoni discordanti. Già lì c'è il compromesso c'è anche prima, e mi sa che anche una lettura di Paolo, come peraltro ha fatto Agamben, ritroveremo il compromesso, il compromesso tra filosofia e teologia, che poi diventerà compromesso tra politica e filosofia, teologia e politica. Ma insomma, rispetto all'essenziale, la mia domanda era semplice: non tanto le teorie del potere, che presumo che le teorie del potere siano tutt'oggi teologico-politiche, ma questa lettura che state facendo, io chiedo proprio così, chiaramente, ritenete ancora che ci siano degli elementi in cui siete debitori di una teologia politica, voi, non le teorie che state leggendo?
Io? Rispondo. Prego, Federico, sì. Ma, mi sembra che fosse lo storico Asman che, rovesciando Schmitt, diceva che in realtà tutti i termini della teologia sono termini politici, teologizzati, sì. Sì. E, certo, se è leggibile in entrambi i sensi di percorrenza. Ma allora, sì, la precisazione che faceva Francesco Maria mi dà l'occasione di utilizzare una parola che per mia distrazione non ho utilizzato finora, invece penso che sia fondamentale, ovvero quando io caratterizzo il potere come questo qualcosa guidato da un soggetto impersonale, mi riferisco nient'altro che alla idea di potere come ideologia. Forse questo è un termine che abbraccia di più le varie sfumature del discorso. E quindi ecco, quello che abbiamo di fronte è una ideologia che permea di sé tutti gli altri livelli più concreti della società, come quello istituzionale, quello delle relazioni interpersonali, affettive e così via. E quindi ideologia dà conto di entrambi i versanti, cioè del fatto che da una parte il soggetto, l'ideologia è sempre un qualcosa di impersonale, impersonale appunto, io ci tengo a ribadire che non è sinonimo di eccentrico o rizomatico, impersonale è un'altra cosa, e dall'altra parte il fatto che per quanto sia impossibile trovare un referente ultimo, però se questa ideologia la caratterizziamo come razionalità strumentale, è possibile trovare una serie di rappresentanti, che sono gli oggetti tecnologici che ci circondano, e lo diventano le persone stesse nel momento in cui iniziano a ragionare prevalentemente o esclusivamente in termini strumentali. Questo intendo forse così più chiaro quando parlo di soggetto impersonale, ecco, non che ci sia qualcuno, qualcosa, come l'idea di Dio che sta da qualche parte e irradia il potere, ma che c'è questo velo ideologico che ha esecutori sparsi per la società, in primis gli oggetti tecnologici e poi le persone stesse, se e quando ne accettano la forma mentis. Quanto alla teologia politica, quello che facevi notare te, Giancarlo, cioè del fatto che avere a che fare con delineare una struttura verticale significa correre il rischio di stare sempre all'interno di questo orizzonte, certamente questo è un rischio molto forte, però credo che si possa anche cercare di avere a che fare con questa idea di verticalità senza necessariamente avere a che fare con un'idea teologica, se l'apice di questa verticalità è un apice che in realtà non esiste, perché è un'ideologia, quindi non è un soggetto ben preciso, fosse anche un'idea, un soggetto sotto forma di idea, cioè Dio. Ma se parliamo di ideologia, la cosa credo che assume un contorno che non è più riconducibile alla teologia in senso stretto. C'è qualche altro elemento, Francesco Maria? Sì, se posso vorrei dire veramente in modo brevissimo una cosa, visto che poi sta anche nella quarta di copertina del mio libro, proprio su Pasolini, perché ecco, l'unica cosa è che mi sembra, almeno cosa che non ha per esempio il mio Barnardin, no? Il Barnardin di Shakespeare, è questa idea quietistica, tutto sommato, inoperosa del rifiuto. Ecco, questo penso che corra il rischio, faccia correre il rischio di un approccio quietistico, diciamo, in cui il soggetto, diciamo, esprime la propria potenza, visto che la potenza si dice in molti modi, diciamo così, il soggetto esprime la propria potenza nella modalità della non potenza, nella modalità del non dispiegare la propria potenza. Io invece, al contrario, penso che anche il caso di Barnardin sia il caso di un, se vuoi, anche un approccio estremamente vitalistico nei confronti del potere, un rifiuto estremamente vitalistico che non è soltanto appunto negativo, ma è l'appigliarsi a un nuovo, a un diverso, a un superiore ordine delle cose che travalica lo Stato, che eccede lo Stato e che fa sì che il soggetto diventi sovrano. Cioè, nell'idea di sovranità diversa da quella di Georges Bataille, però in qualche modo collegata al discorso che fa Bataille, che io cerco di descrivere nel mio libro, nell'idea di sovranità non c'è niente di passivo. Bene, penso che sì, abbiamo avuto modo, no, avete avuto modo di
di esprimere, no, un po' il, come dire, l'essenziale della ricerca. Poi, evidentemente, è una materia che è molto ricca e infinita. Quindi io ringrazio Federico Sollazzo, ringrazio Francesco Maria Tedesco per questo incontro e auspico Grazie. che, come è capitato, di abito a altri incontri, non necessariamente con me, ma dico che questa cosa, insomma, che queste elaborazioni abbiano un'ulteriore chance, no, di essere dibattute, di essere lette. E con questo io vi saluto, vi lascio per i saluti e alla prossima volta. Grazie a Grazie. voi, un saluto. Grazie. Alla prossima occasione. Grazie.